due funghetti e un mezzo d'ammino e siamo qua nel server della Multicore amici.multicore.network. Oggi siamo in questo server perché voglio andare a trovare i miei amiconi del server, ovvero tutti voi utenti che state costruendo in questo fantastico mondo. Vediamo chi è che fa la base migliore, chi è che ha la casa più originale. Sono davvero curioso, sono davvero molto curioso. Sapete, io mi intendo di building, quindi andiamo, voglio vedere che base avete fatto. Iniziamo a fare il TP da qualcuno, vediamo un po' chi è il primo. Blazing Case, andiamo a vedere lui. Blazing Case, l'ho detto bene? Blazing Case, andiamo, vediamo che casa c'ha, vediamo che base c'ha. Ehi, ma non è in base, è in caverna, non lo sa che ci sono. Oh, bisogna aiutarlo. Salvissimo, come va? Dov'è la sua casa? Ma dov'è la tua casa? Non abiti qua, e dov'è la tua casa? Ed eccoci qua in casa sua. Ha fatto un cerchio per terra. Ora ragazzi, vanno tantissimo queste basi sotto il terreno. E cosa diavolo sta succedendo laggiù? Povero. C'è un po' di mal di testa, C'è un po' di mal di testa lui, mi dispiace. C'è Spark! Sei un po' pelle e ossa, Spark, devi mangiare un pochino di più. No, non posso uscire. Ah, mannaggia, il tempo è denaro, non sprecarlo e lavora. Bella questa cosa. Bellissima! Questo è bello. Cosa fai? Cosa mi regali cose? Grazie mille, le terrò tutte da parte proprio per te. Io ti do queste, vediamo un po' cosa ti posso dare. Posso dare un po' di carote, poi ti do una carotina. Un po' di carotine, anch'io offro la casa e tiro le carotine. Bella casa. Ciao! E andiamo da qualcun altro. Vediamo un po' chi c'è. Il gladiatore forzuto. Vediamo cosa ci nasconde in casa sua. Vediamo se... Attenzione! Non è a casa sua. È nel Nether. Guarda! Stanno volando via. Ok, torna. E vabbè, è successo, Jeb, è successo, e mi dispiace, non ho fatto niente io, è caduto, l'ho visto. Vabbè, torno dopo, Andiamo via, ragazzi, non qua ci danno la colpa. Andiamo da Madasato, vediamo un po' cosa sta succedendo da Madasato, vediamo un po'. Salve! Vediamo un po' la casa, che bella. Ha iniziato a mettere una mappa, guardate Gantio! Benissimo, queste qui sono una delle cose più belle di Minecraft, mettere le mappe nella vostra casa. Mi dice di andare giù, andiamo giù. Bella questa piantina! Fantastica! Ah, forse ha iniziato da poco. Attenzione! Cosa c'è qui dietro? Ma che bello! Wow! Fantastico sottoterra che ci passa da qua sotto! Bellissimo! È messo molto molto bene! Bella la casa così! Sta iniziando bene, ha fatto pochissime cose, ma ci siamo, Anche qua fuori, guardate, c'è un po' di roba. Bello il porticciolo col Nether! Guarda qua, Il porto del Nether, wow. E andiamo da qualcun altro, andiamo da Manu. Non ci ha visto Manu. O forse si sta facendo finta, non lo so. Qui si apre? Ok, qui si apre. Non ci servirebbe un Unbreaking 3. Manu, mi venderesti un indistruttibilità? Cosa? Ma mi ha dato uno shulker. Grazie. Cosa ci ha dato? Quello che si diceva. Quanto ti devo? Perché qua, ragazzi, si possono anche donare soldi. Quindi vediamo un po' quanto vuole. Nulla? Ma ce lo regali! 1000 cuori per te. Comunque vediamo, ragazzi, la casa. Guardate, bella. Qui siamo già avanzati da un po' di tempo che Manu sta facendo questa casa. Quindi ci sta lavorando da tantissimo. Mi piace un casino. Qui invece si va su, credo. Qui si va su? Sì, si va su. O forse si va giù. No, si va su. Vediamo un po'. No, aiuto. No, non posso scendere. Non posso né scendere né salire. Aiuto. Tippiamoci di nuovo da Manu. Così è bene, perché sennò è un casino. Guardate! Ha fatto come nella Redcraft il circuito per smistare tutto. E vabbè. Già hai fatto il video? E non si aspettava questo. Grande Manu, bel
magazzino. E noi continuiamo il nostro giro, ragazzi. Continuiamo il nostro giro. Oh, c'è Nojum, ragazzi. C'è Nojum. Nojum, ragazzi, è la mamma di Peppo, che è un mio grandissimo fan. Eccola, guarda che bellissima skin. Sì, ragazzi, allora, lei è davvero davvero brava a costruire, perché innanzitutto questa non è solo casa sua, ma ci sono anche altre persone qua, ed è davvero davvero incredibile. Guardate come costruiscono. Questa qua l'hanno fatta loro dietro. Perdete ogni speranza voi che entrate, c'è scritto laggiù. Bellissimo. Qui, ragazzi, è solo il sotto della casa che... Guardate là, che bello, cioè appena entri da una parte, guardate, ogni stanza ha il suo habitat, fantastico. Ah, delle fuggitive, sono scappate, fuggitive. Andiamo su, qui ci sono le verruche per fare le pozioni, credo. La casa delle api, questa l'avevo già vista, guardate, bella ragazzi, fantasmagorica. Però le api non ci sono, dove sono le api, boh? Non le vedo. Una volta c'erano le api, l'avevo già vista questa casa. Una volta c'erano le api, mannaggia. Sono sparisciute le api. Non va bene. Aiuto. Aiuto, la posso uccidere. Aiuto, la posso uccidere. Ah. Ok, sono salvo. Bello però, vedete, guardate, nel muro qui hanno messo le casse e poi l'hanno tappate. Grandi, e l'hanno fatte tutte astrate a livelli. Qui c'è la farm, qui c'è la farm, ragazzi, io l'ho capito. Questa è la farm più bella di tutta Minecraft, perché la farm di pesca è facilissima da fare. E se ci state tanto tanto tempo, avete tutto l'occorrente per continuare. Avete tutto l'occorrente per continuare a giocare a Minecraft con delle armature e armi decenti. Questo è tutto scavato nella terra, sotterraneo, guardate qua. No, vabbè. Magazzino, quel magazzino. È il magazzino questo con tutti i gattoni. C'è Cesca, c'è Giovi, c'è Gaspare, c'è... No, questo non c'è il nome, poverino. Questo lo chiamate Mino. Guarda come mi osserva. C'è sintonia. Vado a prendere la targhetta. Yeah! La cosa che mi piace davvero davvero tanto è che è tutto non regolare. Quindi non è una casa normale, cioè un 10x10. No. Tutte le stanze sono state scavate e fatte a mano, improvvisando. Quindi proprio bello bello bello. Eccolo! C'è Mino! Fuori non è tanto costruita, vedo. Però ragazzi, il sotto della casa, tutta la casa e tutto il sotterraneo sono fantastici. Ovviamente, come ho già detto, non l'ha fatta solo lei, ma l'ha fatta anche altri ragazzi. L'hanno fatta anche altri ragazzi. E ora purtroppo questi ragazzi mi sa che non ci sono. Ok, Nojum dice che manca l'ultima zona. Vediamo un po', dov'è l'ultima zona? Ma si va ancora più giù? Cioè, si va ancora più giù? Pazzesco. No, ok, no, si sale da qui. Si sale, vediamo un po'. Dove si va? Oh, ma le volpi vanno Elisabetta II. Ok, va bene. Andiamo a vedere l'ultima zona. E oh, cos'è questa? Ok, le alghe, ovviamente le alghe qui. Credo che per ora Nojum c'ha la casa più grande del server. Mi oserei dire. Belle queste, belle. Mi piacciono davvero davvero tanto. Mangiamo un pochino perché sennò non si può correre. Bella! È una porta scorrevole! Guarda, bella! Ah, oddio, qua si va fuori! Cioè, erano le scale quelle di prima! Guarda lì che giro si fa! Fantastico! Qui è provvisorio che devo fare la porta automatica. No, è un'altra zona questa. Un'altra zona, guarda lì. Bella la casa fungo. Bella la casa fungo. Guarda, bella la casa fungo. La casa fungo. Oh, chi è che mi attacca? Vieni, ovviece. Qui dentro ci farà il nuovo magazzino. Ragazzi, cioè, non abbiamo ancora finito di guardare. Ma quante cose avete fatto qua dentro? Quante cose avete fatto? Bellissimo. Allora, grazie per la visita. Non è ancora finito. Non è ancora finito. Andiamo. Ma si va sempre giù. Cos'è?
Ah, questa è la casa quella che avevo già visto. Questa, ragazzi, ce l'ho già passato nelle scorse settimane. Salve Giada. Ma vedete, sono tutti insieme. Manu, Giada e Nojun sono tutti insieme. Bellissimo. Cioè, quanto avete scavato? E quella è la mega fornace. Una mega fornace questa. E vabbè, tour finito. E ora noi, ragazzi, dobbiamo continuare. Noi non abbiamo ancora finito. Chi manca? Notte Nicola 04. L'unica fornace a tre piani. Boh, ma ragazzi, era a tre piani, era pazzesco. Attenzione. Salve. Ok, Nicola, vediamo un po' cosa c'è. Nicola, bellissima bandiera dell'Italia. Quanti animali ci sono lì? Ma qua faranno tantissima cacca. Bisogna pulire un casino lì, eh. Qui deve fare il magazzino alle farm. Ok, però ha già scavato, ha già iniziato a scavare, bene, ottimo. Però, in tanti ragazzi hanno le litre, hanno tutta la roba, ma quanto ci giocate qua, bravi? Molto bene. Vi ricordo, ragazzi, che ci sono anche i pacchetti VIP da comprare per sostenere il canale Multicore e ovviamente il bellissimo server Multicore dove stiamo. Quindi, mi raccomando, utilizzate i VIP perché sennò poi il server non potrà essere pagato. Bravissimo, metterò le Netherworld qui, bravo Nico, bravo. Farm, attenzione, mega farm. Ma laggiù cosa c'è? Scusate ragazzi, ma cosa c'è laggiù? Bella questa! Ganzo, qualcuno sta costruendo... bei materiali che sta usando! O di chi è questo qui? Vediamo un po' se le ceste dicono qualcosa. Empyrium. Villaggio mini by Empyrium e Aleccio 12. No, loro ragazzi oggi non ci sono. Peccato. Se no... No, questo qua lo voglio vedere. Entro... maggio 19, cioè mio compleanno. Ma allora ragazzi qui ci torniamo, questo è bello, voglio rivederlo questo qua. Guarda lì ragazzi, ma stanno costruendo bene questi, salve Umberto. Ma che faccia c'è Umberto? Che fa Umberto? Che fa? Fa una mega farm. Forse questa è casa sua, un po' sempliciotta, però rispetto alla mega farm lì, vediamo un po' se è casa sua, su Umberto. Ragazzi, lasciamolo costruire perché appunto sta costruendo, non credo abbia tempo per farmi vedere casa sua, però l'abbiamo vista e credo appunto sia, diciamo, per Umberto è più importante fare, giustamente, per lui, una farm di canne da zucchero gigantissima che una casa. A parte che la casa fatta, ripeto, è semplicissima, cioè sempliciotta, però ci sta, vediamo un po' cosa c'è scritto dentro. Miniera, c'è anche una miniera sotto, ok. Come tutte le case di questo server, mi sa che si espande verso il basso. Ganza quella casa con gli strati di legno. Andiamo ragazzi dall'ultimissimo, ovvero QWERTY. QWERTY, cosa avrai da mostrarci? Vediamo un po' se troviamo davvero. Per ora mi sa, ragazzi, vince Nojum, Giada e Manu. Attenzione, QWERTY dov'è? Io volevo vedere dov'era, però è andato via, ragazzi. No, QWERTY stava per venirmi addosso con la litra. Ha fatto, ma cos'è qui? Aiuto, ok, ma qui mi attaccano, devo andare via il più presto. Ok, mettiamoci qua. Quindi, funghetti, spero vi sia piaciuto questo tour. E ovviamente scrivetemi hashtag funghetto nei commenti con scritto, secondo voi, chi ha vinto questo tour? Chi è che ha fatto la base o la casa più bella in questo momento del server? Noi ci vediamo in un prossimo video. Da Mino e da Dottor Funghetto è tutto. Restituisco la linea allo studio. Ciao funghetti.